Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot. Siamo qui sempre nel DLC del prossimo viaggio di Goku. Dovremmo essere quella che è la seconda e ultima missione secondaria dopo la saga dei due Saiyan, penso. Vediamo. Che ci fate voi due qui? Gohan sta lavorando a una presentazione per un'importante conferenza accademica. Visto che era in difficoltà, l'abbiamo lasciato solo per non disturbarlo. Vorrei che ci fosse un modo per dargli una mano. Ehi Goku, perché non pensi anche tu a cosa potremmo fare per lui? Gohan non vuole uscire di casa e Kiki e Videl sono preoccupate. Vai a parlare con loro. Certo, farò tutto ciò che posso. Ben detto, per una volta potrai fare il papà come si deve. Sì, ma che dovrei fare? Devi pensare a qualcosa, però ricordati che non possiamo disturbarlo, chiaro? Grazie dell'aiuto, anche noi ci impegneremo al massimo. Noi andiamo a riflettere su cosa fare, ciao. Niente, sono bloccato. Che potrei fare per aiutarlo? Ehi, Gohan, hai finito il lavoro? Faccio solo una pausa. Ogni tanto fare una passeggiata mi rimette in moto il cervello. Sembra che tu sia alle prese con qualcosa di molto difficile. Più o meno. Però mi piace, mi sento entusiasta quando affronto problemi complicati. Probabilmente è la stessa sensazione che provi tu davanti a un avversario potente. Davvero? A me non piaceva per niente quando il maestro Muten mi obbligava a studiare. Beh, personalmente imparare cose nuove è la sfida che amo di più. Beh, ora sarà meglio che vada. Grazie della chiacchierata, papà. Sto molto meglio. Metticela tutta. Giusto, c'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Per aiutarmi? Avrei una certa fame. Se potessi portarmi del cibo te ne sarei grato. Ma questo che? Nessun problema, ti porterò qualcosa di sostanzioso. Arigato gozaimasu. Grazie papà. Andrò a chiedere a Kiki di cucinare qualcosa al volo. Tutto qui? Dove sono andate quelle due? Otosan. Penso che Videl e la mamma siano andate a fare compere. Non lo sapevo. Questo vuol dire che dovrò mettermi ai fornelli. Ehi Goten, sai qual è il cibo preferito di Gohan? No, mangia di gusto praticamente tutto. Ho un'idea, perché non chiedi a Piccolo? Lui conosce benissimo Gohan. Arigato na. Piccolo? Sì, in effetti hanno trascorso parecchio tempo insieme. Ottima idea, Goten. Ah, ok. Mi sembrava troppo facile, se no... Come si esce? Ah, da di qua. Ciao, suocero. Allora, andiamo alle pianure. Ok. Dove sei? Piccolo. Ma dove cacchio è? Ah, è lì.
Ehi, piccolo! Qual è il cibo preferito di Gohan? Perché me lo chiedi così all'improvviso? Oh. Sta lavorando a qualcosa di complicato e Kiki mi ha chiesto di fare qualcosa per aiutarlo. Così ho pensato di fargli una sorpresa preparandogli qualcosa che gli piace. Capisco, purtroppo non ho idea di quali siano i suoi gusti. Beh, magari gradirà qualche millepiedi preso sulle montagne. Deve essere meglio di un millepiedi. Cosa potrebbe andar bene allora? Quando ci allenavamo insieme ricordo che gradiva la carne di dinosauro. Carne di dinosauro, eh? Mica male. Thank you. Ok, ne andrò a prendere un po'. Grazie piccolo. Bene, diamoci da fare. Ah, ma ce l'ho già. Ok, perfetto. Ehi piccolo, questa carne di dinosauro può andare? Ah. Direi di sì, però fai attenzione a cuocerla. Certo, posso accendere un falò qui? Idaro. Fa come vuoi. Dovrebbe essere cotta a puntino. La porto subito a Gohan. Poi. Aspetta, portagli anche questa. Thank you. Ho capito, grazie mille piccolo. Cena per Gohan. E torniamo a casina bella. Oppala. Ok. Che bella la casa di Gohan. Gohan, ti ho portato della carne di dinosauro arrostita. Carne di dinosauro? Sì, non ti piace? Arigato gozaimasu. No, è che sono solo un po' sorpreso. Grazie. Stavo per fare una pausa, quindi l'assaggio subito. Sono pieno. Era deliziosa, papà. Figurati, anche io ero curioso di assaggiarla. Ah, piccola, mi ha chiesto di darti questa. Una mela. Piccolo te l'ha data anche per me? No, piccolo te l'ha data per me. Oh. Già, in verità è stato proprio lui a darmi l'idea della carne di dinosauro. Capisco. Quindi è stato piccolo a pensarci. Arigato gozaimasu. Ok, grazie. È aspra. Della carne di dinosauro e una mela acerba. Sì, non ti piace? No, è che mi ricordano di quando ero bambino e piccolo mi stava addestrando. Erano tempi duri. Il primissimo giorno sono stato inseguito da un dinosauro. Poi ho dovuto mangiare mele acerbe per non morire di fame. Una sciocca presentazione non è niente in confronto a quei giorni. È questo che vuole dirmi piccolo.
Arigato gozaimasu. Grazie papà. Sento che ora posso andare avanti con sicurezza. Buona a sapersi. Sore già. Ok. Ora che ho lo stomaco pieno, è ora di rimettersi al lavoro, sulla presentazione. Gohan, potresti venire un momento? Eh? E Videl, chissà che succede? Spero che vada tutto bene con la presentazione. No! Scommetto che sei affamato, vero? Abbiamo preparato una tonnellata di cibo solo per te. Eh? Cosa? Eh? Cosa c'è che non va? Niente. Papà, non le hai avvertite che volevi portarmi la carne di dinosauro? No, non l'ho fatto. Immagino che Kiki abbia avuto la mia stessa idea. Che posso fare? Ormai sono strapieno. Stai bene, Gohan? Beh, ecco, è solo che non vedo l'ora di assaggiare le delizie che mi avete preparato. E c'è molto altro che ti aspetta. Perché non porti anche il resto, Videl? Ok. Si sono impegnate così tanto per me, il minimo che posso fare è sforzarmi di mangiare. Ehi, Gohan, ti va di dividere tutto quel cibo con me? Eh? Cosa? Hai ancora fame? Sì, volevo lasciarti più carne possibile, così ne ho mangiata pochissima. Ora sì che ti riconosco, papà. Perfetto. Sento che potrei scoppiare da un momento all'altro, ma in qualche modo... È bello avere chi si prende cura di te, papà, mamma, Videl, piccolo. Grazie infinita a tutti voi. E abbiamo Gohan, studioso. Perfetto. Molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta non so se ci sono altre quest da fare, ma penso non ci sia più niente da fare. C'è un'altra quest ancora. Bene, allora, perfetto. Io direi che possiamo ripartire da questa quest allora. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e alla prossima. Ciao belli.